Ben ritrovati cari amici da Stilorso, oggi vi parlo di una penna Ginao. Ma dice, ma ancora una Ginao? Sì, una penna Ginao particolare che mi ha regalato il nostro amico Riccardo Affinati del Circolo Stilografico Romano, che ringrazio moltissimo per questo dono. Di che penna stiamo parlando? Beh, sono sincero, quando mi è arrivata lì per lì non l'ho riconosciuta. Non sapevo di che modello si trattasse. È una Ginao 35. Immaginiamo 35. Beh, il design, devo dire, è molto semplice. È una penna in alluminio, quindi molto robusta. Non teme, diciamo, sicuramente le cadute. Quello che potrebbe temere, eventualmente, come tutte le penne metalliche verniciate, è una perdita della laccatura. E questo lo andremo a valutare magari in una long time review, in maniera più approfondita. Come vedete è una penna molto semplice, ecco qua ve la metto in confronto subito con che cosa? Con una Parker 25, che andremo a vedere più avanti, con una Cross ATX Rose Gold, una penna molto interessante anche questa qua. Vi faccio vedere per curiosità, ci abbiamo anche una matita, e vedete che le matite sono molto lunghe, questa penna è davvero lunga. Sì, vabbè, ma ok, una Ginao. È una Ginao con i pennini di nuova generazione. Magari così si vede un pochino meglio. Si tratta dei pennini nuova generazione che scimmiottano quelli lami. Dove abbiamo già visto questi pennini? Li abbiamo già visti sulla Ginao 80. Il pennino della Ginao 80 è molto più facile da farvi vedere in video, perché quello della 35, essendo tutto brunito, è davvero sfuggevole alla vista. Quindi pennini nuovi, non quelli della 750, neanche quelli taglia numero 8 della X159 e della 9019. Però bando alle ciance, andiamo un po' a vedere come scrive. Allora, Riccardo mi ha voluto mandare un extra fine. Io sugli extra fini cinesi sono sempre un po' scettico, però andiamo un po' a vedere come scrive. Allora, ho fatto una piccola falsa partenza. Ginao 35, pennino extra fine, la penna è caricata con Rohrer Leipziger Black. Ecco, è sicuramente un extra fine europeo, anche perché ricordiamoci che qua ci troviamo su carta della Flying Tiger, quella economica riciclata di qualità veramente bassa. La copertina è questa, ma sono più o meno tutti simili tranne il Bullet Journal. Hanno questa carta molto leggera, riciclata, davvero nulla di eccezionale. Che dire della continuità di flusso? La continuità di flusso è molto, molto buona. Ovviamente c'è una dose di attrito di scrittura abbastanza importante, ma è naturale, normale che sia così con gli extra fini. Gli extra fini ci fanno scontare la sottigliezza del loro tratto con un maggiore feedback, con un maggiore attrito di scrittura. Il flusso. Allora, il flusso, la penna è un pochino, come dicono gli americani, on the dry side, cioè è un pochino più secca che fluida, però non in maniera così marcata da renderne difficoltoso l'utilizzo. Ovviamente il pennino non è flessibile. La scrittura reverse si può fare, diventa veramente sottile e diventa un extra fine, utilizzabile, ma il feedback diventa veramente eccessivo. Che dire, il pennino è levigato bene, non avverto asperità in nessuna direzione e, come dicevamo, l'erogazione è costante. Dov'è che vengono un pochino più le dolenti note per questa penna? Se cambiamo carta e andiamo su una carta un po' più pregiata, è un po' più tanto pregiata, perché adesso qui stavo parlando di un quaderno con carta Tomoe River. Ecco, se andiamo su carta Tomoe River, questo feedback diventa paradossalmente un po' più accentuato, pur rimanendo sempre all'interno di
come dire, livelli accettabili. Però vedete, ci permette di scrivere veramente piccolo. Però se dovessi scegliere, la preferisci usare su Tomoe River o su carta Tiger? La preferisco usare decisamente su carta Tiger. Veniamo un po' quindi alle conclusioni su questa penna e anche a un piccolo confronto con la sua gemella, la 80. Allora, tra i pro abbiamo che è un EF, tra virgolette, vero. Nel senso che è un EF europeo di nome e di fatto. Poi magari io a livello così di sensazione di scrittura preferisco, ecco qui, ormai senza inchiostro, preferisco, eccola qua, la Ginao 80, adesso ve la faccio vedere. Però, come vedete, c'è una differenza tra l'extra fine e il fine. Su carta la fotocopia, questa differenza viene ovviamente esaltata. Su carta, scusatemi, Tiger viene esaltata questa differenza. Questo pennino F è un po' più amichevole, più scorrevole, perché ovviamente è anche più spesso. Però se cerchiamo la precisione, beh, questo F della 35 è decisamente migliore. Ma ce l'avrà dei contro questa penna? Sì, il contro, però magari l'inchiostro, mi riservo di provarla con un inchiostro un po' più generoso, è che il flusso medio-basso, diciamo, il flusso non è proprio perfetto, non è ben calibrato, anche se, come vedete, adesso qua siamo su carta Tomoe River. Alla fine l'inchiostro lo dà, però la Tomoe River, ricordiamoci, ha tempi di asciugatura molto lunghi, quindi questo fatto del flusso lo va un po' a esaltare. È vero, diciamo anche che ha un buon bilanciamento. Un buon bilanciamento. E sicuramente tra i pro da citare il rapporto QP. Io adesso questa penna mi è stata regalata da Riccardo, come ho detto, quindi non è che sono andato a vedere quanto costa, non sono cose che si fanno, eccetera, eccetera, però sicuramente è una penna che Ginao propone a un prezzo interessantissimo e quindi per il rapporto qualità-prezzo è consigliata. Tra i contro, il flusso, che dirvi, può essere il look un po' look troppo dark. Così, tutta nera, uno può dire, mi mette un po', sembra uno strumento, non lo so, potrebbe non piacere questo look troppo dark. E ovviamente cosa ve lo dico a fare la clip, ma la clip io lo scrivo, ma l'80% delle penne ha una clip che non mi soddisfa, tranne quelli che hanno la clip a molla. Per esempio la Gina 80, ecco, la Gina 80 dal punto di vista della clip è migliore. Quindi in conclusione che dire? In conclusione bisogna dire innanzitutto questo. Grazie Riccardo che mi hai mandato questa bella, perché a me, sono sincero, anche se è tutta nera, non dispiace. Grazie Riccardo per questa Ginao 35 che non conoscevo. La consiglio ai neofiti? No, ai neofiti non la consiglio, perché un neofita, come sappiamo, potrebbe incappare in un modello con un pennino non buono come questo, perché questo che mi ha mandato Riccardo è un pennino buono, un F vero che ci permette di scrivere anche in piccolo. E come sappiamo, le penne cinesi non brillano per controllo qualità, quindi per questo motivo, solo per questo motivo, non la consiglierei a un neofita, ma se volete provare questi nuovi pennini di nuova generazione, simil lami di Ginao, e magari non vi piace la 80 perché è una penna è comunque in plastica, volete qualcosa di più sostanzioso, questa Ginao 35 è sicuramente un ottimo modo per approcciarsi alle penne cinesi senza spendere un'esagerazione e potrà secondo me solo che sorprendervi. Potrà solo che sorprendervi.
se avete, diciamo, la fortuna di trovare un panino buono, vi sorprenderà anche molto. E quindi grazie ancora Riccardo per questa Ginau 35, molto dark, molto dark, molto dark. Bene, spero di non avervi annoiato con questa breve recensione della Ginau 35. Un abbraccio, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, alla prossima, da Stilosso.